Buonasera e benvenuti a questo evento. E ben ritrovati noi concittadini, perché anch'io sono qui di Foligno, ma allo stesso tempo sono un carissimo amico, nonché un collega di Andrea. Andrea Comazzo è un personaggio particolarissimo con la storia del satellite e della missione Rosetta. Per introdurlo, magari faccio un piccolo escursus storico della sua esperienza formativa, ma anche di quella professionale. E Andrea è partito con l'Accademia Aeronautica, dove ha seguito un corso di preparazione per piloti dall'89 al 91 e poi ha completato gli studi accademici al Politecnico di Milano, laureandosi in ingegneria aerospaziale nel 95. La sua prima esperienza di lavoro è stata alla Fiat Avio a Colleferro dal 95 al 99. È lì che incominciò il primo rapporto amoroso con Rosetta. E a questo proposito ci sarebbe anche un aneddoto da raccontare, che però lo lascio a lui. In questo periodo, infatti, lui incominciò a lavorare per File, il lander di Rosetta. Poi, nel 99, si unì all'Agenzia Spaziale Europea, al centro di controllo delle operazioni spaziali, che si trova a Darmstadt, in Germania, vicino Francoforte, e da dove vengono controllate le missioni scientifiche e tecnologiche sponsorizzate e lanciate dall'ESA. Lì il suo primo lavoro fu proprio con Rosetta come Spacecraft Operations Engineer. Rosetta venne lanciato nel 2004 e dopo essere messo in traiettoria, diciamo così, interplanetaria, è passato ad un'altra missione, Venus Express, è un altro satellite interplanetario, questa volta con obiettivo il pianeta Venere. E lì, in questa missione, Venus Express, lui ha ricoperto il ruolo di Spacecraft Operation Manager, cioè il responsabile del team che fa operazioni spaziali per una specifica missione. Da quel momento, Venus Express è stato lanciato nel 2005, messo in orbita per raggiungere il pianeta e poi noi, siccome cerchiamo anche di ottimizzare le operazioni e i relativi costi, di nuovo lui è passato a occuparsi di Rosetta e divenne nel 2006 lo Space Operation Manager di questa missione. Ha fatto una brillante carriera e nel 2013 è diventato capo divisione della divisione che si occupa delle missioni interplanetari, Planetary Mission Division. E ricoprendo questo ruolo è divenuto anche direttore delle operazioni della missione Rosetta. In sintesi, 18 anni della sua vita li ha passati con Rosetta. Il resto ve lo racconterà lui. Andrea, prego. Innanzitutto grazie. Funziona? Sì. Grazie Alessandro dell'introduzione, mi fa molto piacere essere qua, mi sento onorato di essere stato chiamato a raccontare un po' la nostra storia, mi fa molto piacere essere a Foligno perché conosco Alessandro e Francesca da tanti anni, mi hanno sempre parlato di Foligno, non c'ero mai stato e poi conosco altri amici che dai tempi di Colleferro che sono di Foligno, quindi è per me un onore, anche un po' un'emozione essere qua. Ho passato effettivamente 18 anni con Rosetta e anche causato un po' di problemi in famiglia, come potete immaginare, un progetto che entra nella famiglia per 18 anni crea problemi, ma sin da subito, quando ero ancora a Colleferro, la mia, a quel tempo ragazza, adesso mia moglie, è venuta a trovarmi e ha trovato un biglietto con un numero di telefono tedesco con scritto Rosetta. Ora, vai tu a spiegare ad una ragazza italiana molto molto gelosa che Rosetta è una missione interplanetaria che deve andare ad atterrare su una cometa nel 2014. Questo tutto nel 1997, è stato un po' un turbolento l'inizio della relazione con Rosetta, però pian piano è andata sempre meglio. Cercherò di portarvi un po' in viaggio con Rosetta,
raccontarvi quali sono state le nostre emozioni, perché abbiamo fatto una missione del genere e perché anche è così difficile fare una missione del genere, e spero che queste emozioni di poterle condividere con voi. Allora, Rosetta è una missione dell'Agenzia Spaziale Europea. L'Agenzia Spaziale Europea è un'organizzazione intergovernativa, non corrisponde esattamente all'Unione Europea. Alcuni stati, ad esempio come la Svizzera e la Norvegia, partecipano all'ESA, non all'Unione Europea, però è una struttura simile e finanzia questi progetti ad ampio respiro. Rosetta è una delle missioni più grosse che abbiamo fatto. Rosetta è andata a studiare una cometa, ma cosa sono e dove sono le comete? Beh, le comete sono i rimasugli della formazione del Sistema Solare. Il Sistema Solare, quando ha cominciato a formarsi, era un insieme di gas e polveri che hanno cominciato ad aggregarsi, hanno formato i pianeti, ma prima di questo hanno formato altri oggetti, e questi oggetti sono fondamentalmente le comete, in parte anche, pensiamo anche agli asteroidi, questo è quello che pensano i nostri scienziati. Queste comete ce ne sono miliardi e miliardi solo nel nostro sistema solare, sono quasi tutte, diciamo, all'esterno di quello che noi consideriamo il sistema solare. Noi pensiamo al sistema solare come l'insieme dei pianeti. Beh, queste comete, che sono ancora sotto l'influenza del Sole, sono parte del sistema solare, sono a circa 100.000 volte la distanza della Terra dal Sole, quindi immaginate ben al di fuori dei tradizionali pianeti a cui noi pensiamo. Alcune di queste si scontrano e cominciano a cambiare la loro traiettoria, cominciano a passare all'interno del sistema solare. Poi vengono catturati in una nuvola più interna dentro il sistema solare. Il nostro sistema solare qua, queste sono nuvole di comete che girano intorno al sistema solare. Vengono catturate, e comete che entrano ed escono in continuazione al sistema solare ce ne sono molte. La più famosa di tutti è la cometa di Halley, che è stata scoperta da questo Halley, che ritorna ogni 76 anni, quindi ha una velocità molto alta, esce da quello che noi consideriamo il sistema solare e rientra. A volte queste comete passano in prossimità fondamentalmente di Giove, ma anche di Saturno, e la loro traiettoria viene modificata da questi grossi pianeti e vengono catturate all'interno del sistema solare. Ecco, noi siamo andati ad avvicinare una di queste comete, le altre erano troppo veloci, sono troppo lontane per poter essere avvicinate nel modo in cui abbiamo fatto con Rosetta. Si possono fare altre operazioni, vediamo dopo cosa abbiamo fatto con Halley tanti anni fa, ma non potevamo fare quello che poi abbiamo fatto con Rosetta. Le comete sono oggetti che hanno sempre affascinato l'uomo, sin dall'antichità, le abbiamo sempre visti come oggetti stranissimi, li abbiamo legati alla natività della nostra religione principale qua in Italia. Si pensava anche fossero oggetti che fossero portatrici di catastrofi naturali, anche di sfortuna, la peste, di tutti i colori ne hanno dette sulle comete. Poi abbiamo cominciato ad osservarle con un occhio diverso, abbiamo cominciato a fare delle fotografie, abbiamo cominciato a capire che erano oggetti come i pianeti, come gli asteroidi, oggetti che portavano informazioni sull'origine del nostro sistema solare, della nostra Terra e molto probabilmente anche della vita, perché alla fine tutto viene da questa formazione iniziale del sistema solare. Se questi sono i rimasugli, quello che è rimasto del sistema solare, beh, andando a guardarli magari gli scienziati riescono a capire come si è formato il sistema solare. Recentemente mi è venuto in mente un paragone: è come costruire una casa, e quando la casa è quasi finita c'è il cantiere, diciamo, che va sistemato, e si va nel cantiere e si trovano pezzi di mattoni, piastrelle, tegole, cavi elettrici. Ecco, guardando quelle cose si capisce cosa c'è dentro la casa. Quando la casa è finita, tutte queste cose o tante di queste cose non si vedono. Ecco, le comete sono come i rimasugli che restano nel cantiere della formazione del sistema solare. Gli scienziati vogliono andare a vedere cosa c'è lì per capire come si è formato il sistema solare e i pianeti. Questa è la missione Halley, che è stata fatta nel 1985, lanciata e avvicinata alla missione Giotto, scusate, la cometa di Halley nel marzo, se non ricordo male, dell'86. Questo è il nucleo della cometa di Halley, qua vedete la distanza in questo video che scende. Il passaggio più ravvicinato è stato a circa 600-700 km, non si vede in questo video perché le particelle della cometa hanno danneggiato le camere di bordo della sonda, però fino a qualche anno fa tutto quello che avevamo delle comete
erano cose del genere, immagini con questa risoluzione, con questa accuratezza, e siamo passati in prossimità della cometa, del nucleo della cometa, ma ci siamo rimasti praticamente poche ore. La cometa era molto molto più veloce della nostra sonda, non potevamo accelerare così tanto la sonda, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto incrociare le due traiettorie in modo da poter fare delle fotografie, ma poi i due oggetti, ognuno è andato per la propria strada e non si sono più rincontrati. Ci sono state poi altre missioni che sono andate in prossimità di comete nel decennio scorso. Queste sono missioni tutte americane, hanno avvicinato comete, ma sempre con questi cosiddetti flyby, quindi sorvoli sulle comete, hanno fatto un passaggio ravvicinato, ma nessuna di queste si è mai fermata. La missione Stardust in realtà ha collezionato del materiale di cometa, aveva una specie di canestro con dell'aerogel che catturava particelle di cometa, e questo canestro è stato, questa capsula è stata rimandata a terra ed è stata analizzata. Tuttora i frammenti che sono stati riportati a terra vengono analizzati dagli scienziati, però più di tanto non sono riusciti a fare. Questa è un'altra missione americana, forse ne avete sentito parlare, Deep Impact ha praticamente lanciato un proiettile che è andato a colpire una cometa, esattamente questo è il punto dove l'ha colpita, e un altro, il satellite madre che aveva lanciato il proiettile, ha osservato la scena, quindi guardando tutti i prodotti che sono stati lanciati in aria da questo impatto del satellite. Questo satellite è poi stato riutilizzato per avvicinare un'altra cometa, questa qua è stata fatta nel 2010, la cometa Hartley, è una delle foto più accurate che avevamo prima di Rosetta, quindi tutta la storia dell'esplorazione cometaria fino a un anno fa si riassumeva in queste fotografie che abbiamo visto qua. Con Rosetta si voleva fare molto molto di più. Rosetta è una missione che voleva non solo raggiungere una cometa, non solo fermarsi in prossimità di una cometa e starci più di un anno come stiamo facendo, ma ci voleva anche atterrare con una sonda. L'idea originale di Rosetta era di riportare un campione di cometa, scendere sulla cometa, prelevarne un campione e riportarlo sulla Terra. La missione era troppo rischiosa, troppo costosa, e alla fine abbiamo fatto un laboratorio, il lander, che abbiamo mandato sulla superficie della cometa per portarci le informazioni. Ovviamente il nome viene dalla stella di Rosetta, per analogia, come la stella di Rosetta ci ha permesso di capire le lingue antiche, così gli scienziati sperano con la missione Rosetta, con la cometa, di capire come si è formato il nostro sistema solare. Prima di arrivarci non sapevamo moltissimo della cometa che abbiamo avvicinato, avevamo queste foto fatte, queste con l'Hubble Space Telescope, e questa cometa si chiama Churyumov-Gerasimenko, e sono queste due persone qua, questo è Klim Churyumov e Svetlana Gerasimenko, sono due astronomi che nel 1969 hanno scoperto più o meno per caso questa cometa nei cieli, osservandola dall'Ucraina o dalla Russia, adesso non ricordo. Rosetta è un satellite un po', atipico per una missione interplanetaria. Normalmente le missioni interplanetarie sono satelliti piuttosto compatti, raccolti. Gli americani, che sono quelli che hanno fatto più missioni interplanetarie di tutto, di solito volano senza pannelli solari, hanno dei reattori nucleari a bordo per generare l'energia elettrica di cui hanno bisogno. L'Agenzia Spaziale Europea non ha questa politica, quindi Rosetta è un satellite con dei grossi pannelli solari, abbiamo 64 metri quadrati di pannelli solari, un satellite che aveva bisogno di manovrare molto all'interno del sistema solare, quindi al lancio, quando l'abbiamo lanciato nel 2004, pesava più di 3 tonnellate, più della metà di queste erano propellente che abbiamo usato per manovrare il satellite per poter raggiungere la cometa. Qua vedete in parte la sequenza del lancio del satellite avvenuto nel marzo del 2004. Volevamo raggiungere un'altra cometa e lanciare nel 2003. Purtroppo c'è stato un problema con il lanciatore Ariane, che è quello che ci portava nello spazio, non con il nostro, uno precedente, e hanno messo a terra tutti gli Ariane finché non hanno risolto il problema. Quando è stato risolto, la nostra cometa era andata, la nostra finestra di lancio era passata, abbiamo dovuto selezionare una nuova cometa e comunque siamo riusciti a lanciare. Abbiamo fatto un viaggio piuttosto lungo, durato una decina di anni, abbiamo percorso un numero che impressiona sempre molto, circa 6,5 miliardi di chilometri per arrivare alla cometa, sembra tantissimo, tutti noi qua sulla Terra nello stesso lasso temporale ne abbiamo percorsi molto di più, perché la Terra gira molto più veloce intorno al Sole di quanto faccia la cometa o di quanto abbia fatto Rosetta durante il suo viaggio, noi abbiamo percorso nello stesso lasso temporale circa 10 miliardi di chilometri tutti insieme, quindi da un punto di vista capisco che il numero
numero può essere impressionante, però da un punto di vista del volo spaziale è assolutamente irrilevante. Ci sono altre cose che sono molto più rilevanti. Il viaggio è stato molto complicato, il missile non era in grado di dare a Rosetta tutta l'energia, la velocità per poter arrivare alla cometa, avvicinarla e poi atterrarci. Quindi abbiamo dovuto utilizzare delle tecniche diverse per accelerare sempre di più Rosetta all'interno del sistema solare per poter arrivare alla cometa. E questo lo vediamo in questa animazione. Vedete qua, queste sono le orbite dei tre pianeti interni, Mercurio, Venere e la Terra. Rosetta è stato lanciato dall'Ariane 5. L'Ariane 5 non è stato in grado altro di mettere Rosetta su un'orbita del genere intorno al Sole. Passando vicino alla Terra una prima volta nel 2005 abbiamo leggermente accelerato Rosetta, quindi ingrandendo l'orbita che Rosetta faceva intorno al Sole. Fra poco vedremo quanto questa sia piccola rispetto a quello che dovevamo fare. Qui siamo passati in prossimità di Marte, in realtà vedete che l'orbita diventa più piccola. Abbiamo in realtà rallentato Rosetta con il passaggio verso Marte, l'abbiamo fatto per un motivo ben preciso. Qua cominciamo a vedere l'orbita della cometa. Questa è l'orbita della cometa che noi vogliamo avvicinare, molto molto più grande di quella della Terra e molto molto più grande di quella che l'Ariane 5 è stato in grado di darci. E soprattutto anche una direzione leggermente diversa rispetto all'orbita che noi avevamo inizialmente. Il passaggio a Marte l'abbiamo in realtà fatto pian piano per cominciare a girare l'orbita di Rosetta. Nel 2009, quando abbiamo fatto l'ultimo passaggio vicino alla Terra, abbiamo accelerato Rosetta a un punto tale per cui potevamo avvicinare la cometa, ma non eravamo ancora sulla stessa orbita. Ricordate i 1600-1700 kg di propellente di cui parlavo prima? Bene, sono serviti soltanto per fare questo piccolo cambiamento qua. Tutto il resto, tutta l'energia che ci è servita per arrivare da qui a qui, ce l'hanno data i pianeti. L'avessimo dovuta fare con del propellente, avremmo avuto bisogno di circa 20, 30, 40 tonnellate di propellente. Non saremmo mai stati in grado di lanciare un satellite in quel modo. E finalmente nell'agosto dell'anno scorso abbiamo avvicinato la cometa. Andiamo a vedere adesso cosa abbiamo fatto durante questi anni. Queste sono alcune foto cartoline, come chiamiamo, diciamo noi, del primo passaggio vicino alla Terra nel 2005. Vediamo la Luna che sorge qua dietro la Terra. Questo è il passaggio sopra Marte, questo è Marte visto da lontano. Questa è una foto fatta dalla macchina fotografica a bordo di Rosetta, dell'Lander, scusate, dove si vede il retro dei pannelli solari di Rosetta. Questa è la superficie di Marte, 1000 chilometri sotto, come una foto fatta dal finestrino. A quel tempo, quello era il 2007, non lo sapevamo, ma in realtà ci siamo fatti un selfie. Questa è una foto della Terra di notte, al secondo passaggio nel 2007. Allora, qua si vede il Nilo, questo è il Nilo, qua si vede il Medio Oriente, qua si vede l'India, si vede in parte l'Italia, qua la pianura padana, si vede in parte l'Inghilterra, l'Olanda. Come vedete in Germania, dove stiamo noi, non si vede nulla perché è nuvolo e piove sempre. Passando all'interno del Sistema Solare abbiamo attraversato anche due volte la fascia degli asteroidi, quindi gli asteroidi sono dei corpi in parte simili alle comete, i nostri scienziati si occupano di tutte queste problematiche, hanno voluto che manovrassimo la traiettoria di Rosetta per cui siamo andati a passare vicino a degli asteroidi. Questo è il primo che abbiamo avvicinato nel 2008, si chiama Steins, ed è grosso circa 5 chilometri, quindi le dimensioni sono simili a quelle della cometa che poi avremmo avvicinato anni dopo. Questo è il terzo passaggio vicino alla Terra, l'ultimo che ci ha veramente lanciati nello spazio profondo rispetto al nostro sistema solare. Questo è l'asteroide Lutezia, due anni dopo, molto più grosso, è circa 120 chilometri questa dimensione. Abbiamo avuto una bellissima sorpresa facendo le foto avvicinandosi, non è pianificato la traiettoria, era fissata dalla traiettoria che dovevamo fare, però andando a guardare cosa avevamo visto, abbiamo visto che Saturno era sullo sfondo dove si vedono anche gli anelli. Questa è stata una sorpresa che abbiamo scoperto un paio di giorni prima che saremmo stati in quelle condizioni. E poi abbiamo dovuto ibernare il satellite. Siamo andati così lontani dal Sole, per cui i pannelli solari, seppur grandi, non erano in grado di generare tutta la potenza elettrica che abbiamo bisogno per tenere attivo Rosetta. Rosetta, per funzionare, ha bisogno di circa, senza gli strumenti, circa 600 watt, quindi come 5-6 lampadine di quelle che abbiamo sul lampadario a casa.
Quando eravamo a queste distanze, quando eravamo veramente lontani dal sole, i pannelli solari al massimo generavano 400 watt, quindi abbiamo dovuto inventare un modo operativo per tenere in vita Rosetta dove il consumo di potenza elettrica fosse al di sotto di quello che i pannelli solari potevano generare, altrimenti si sarebbe spento. Quindi l'abbiamo messa in ibernazione. L'ibernazione l'abbiamo messa in ibernazione durante tutta questa fase, questa è più o meno l'orbita finale di Rosetta, e da questo punto qua, mentre viaggiava su questo arco di orbita, l'abbiamo praticamente spenta. Non era completamente spento il satellite, era in uno stato di rotazione, così l'abbiamo stabilizzato, i pannelli solari puntavano al sole, generavano una certa potenza, ma abbiamo dovuto spegnere tutte le radio, non abbiamo avuto più contatto con il satellite per 2 anni e mezzo, dal giugno del 2011 fino al gennaio del 2014 non abbiamo avuto contatto. Questi sono stati 2 anni di silenzio profondo dentro il nostro cuore. Adesso vi faccio vedere un video molto corto del silenzio che c'era nella nostra sala di controllo mentre aspettavamo il segnale di Rosetta. Ecco, questo che sentite è l'audio della nostra sala di controllo dove ci sono state una quindicina di persone quel giorno quando abbiamo aspettato il segnale di Rosetta. Ecco, alcune delle persone che avete visto a parte me nelle foto hanno lavorato anche più di 18 anni su Rosetta. Immaginate cos'è stato per queste persone aspettare quel momento. La prima cosa che ci siamo detti: adesso abbiamo finalmente la nostra missione. Più di 18 anni dopo aver cominciato, noi altre persone avevano cominciato ancora prima, finalmente eravamo arrivati al punto. Ma adesso cosa dobbiamo fare? Beh, adesso dobbiamo avvicinare la cometa, dobbiamo arrivarci, dobbiamo caratterizzarla, dobbiamo ancora atterrarci, il grosso era ancora di fronte a noi. Cosa dovevamo fare? Innanzitutto raggiungere la cometa, non eravamo ancora la cometa, eravamo ancora a circa 10 milioni di chilometri di distanza dalla cometa. L'orbita della cometa è più o meno conosciuta, sappiamo più o meno dove era la cometa, quindi abbiamo lanciato Rosetta in modo da poterla raggiungere. Ma dovete immaginare che queste orbite di questi oggetti sono molto piccoli, vengono osservati con dei telescopi da terra, non vengono calcolate in maniera così precisa, non è possibile da terra. L'accuratezza o l'incertezza che avevamo sulla posizione della cometa, quando dovevamo raggiungere la cometa con Rosetta, era di circa 10.000 chilometri. Se vogliamo atterrare su un oggetto e non sappiamo con un'accuratezza di 10.000 km dove si trova, dobbiamo risolvere questa incertezza. Quindi abbiamo cominciato a fare foto della cometa per poterci avvicinare. Quindi facendo foto della cometa calcolavamo come la cometa si muoveva rispetto a Rosetta e dove i due corpi si sarebbero poi incontrati. Questa è una simulazione che abbiamo fatto durante maggio, giugno e luglio. Noi avremmo visto la cometa passare una certa porzione del cielo che era di fronte a noi con le nostre macchine fotografiche. Abbiamo fatto le foto e finalmente abbiamo visto anche la nostra cometa. Questa è la nostra cometa che si muove nel cielo. Queste sono immagini fatte da Rosetta. Questo ci ha detto tante cose. La cometa ci stava aspettando, era esattamente dove ce l'aspettavamo, ma come se vedete in questa parte finale del video è anche che è molto attiva. Se vedete qua comincia ad emettere materiale, quindi questo ci ha preoccupato molto. D'altro canto lo sapevamo benissimo, stiamo andando a una cometa, le comete sono oggetti attivi, emettono materiale ed è anche il motivo per cui andiamo, quindi eravamo pronti alla nostra sfida. Man mano ci siamo avvicinati facendo delle manovre, abbiamo passato tre mesi a fare manovre di avvicinamento alla cometa, pian piano continuavamo a correggere la direzione di Rosetta, avendo misurato dove si trovava la cometa, e rallentavamo il movimento dei due corpi, uno relativo all'altro, quindi cambiavamo la traiettoria di Rosetta per avvicinarci sempre di più alla cometa. La velocità relativa dei due corpi era di circa 800 metri al secondo, la cometa in realtà era 800 metri al secondo più veloce di Rosetta, quindi noi con queste manovre in realtà acceleravamo Rosetta, ma rispetto alla cometa stavamo rallentando, è come se una macchina arriva da dietro a noi, è molto più veloce di noi e noi pian piano acceleriamo di modo che quando ci raggiunge viaggiamo alla stessa velocità. Abbiamo fatto la stessa cosa con Rosetta e a fine luglio, i primi di agosto, finalmente ci siamo avvicinati. Nel frattempo abbiamo cominciato a fare foto più accurate della cometa, qua l'abbiamo vista, abbiamo cominciato a vedere che aveva una forma non completamente regolare, che ruotava con un periodo di circa 12 ore, quello l'avevamo già stimato con le osservazioni da terra, qua l'abbiamo confermato. A metà luglio abbiamo avuto la grandissima sorpresa quando ci siamo trovati questo corpo
informe, direi, di fronte. Di certo ci ha preoccupato molto, perché un conto è andare a caratterizzarlo, un conto è volarci intorno, un altro conto è atterrare su un corpo del genere. Ad un certo punto temevamo addirittura che fossero due corpi avvicinati. Quello sarebbe stato un potenziale problema molto molto grosso, perché se i due corpi si muovono uno rispetto all'altro è praticamente impossibile determinarne le proprietà del campo di gravità, caratterizzare il campo di gravità e poterci volare intorno. Per fortuna non si è rivelato così, e negli ultimi giorni abbiamo visto la cometa nella sua interezza e abbiamo visto che era un corpo unico. Queste immagini sono state prese negli ultimi 3 o 4 giorni prima di arrivare alla cometa, i primi di agosto dell'anno scorso. Sono le immagini fatte con la nostra macchina fotografica di bordo. Adesso a un certo punto vedete che la cometa sparisce dal campo visivo della macchina fotografica. Quello non è un errore, ma fa parte di quelle incertezze di cui parlavo prima. Noi non sappiamo esattamente dove si trova la cometa, facciamo le manovre, stimiamo la sua posizione, ma niente è perfetto, ci sono degli errori. A un certo punto pensavamo la cometa fosse in una certa direzione, facciamo le foto, ma la cometa era da un'altra parte e l'abbiamo persa al campo visivo, poi l'abbiamo riacquisita, l'abbiamo riportata nel campo visivo. E alla fine abbiamo cominciato a fare fotografie di questo tipo qua, ci siamo trovati di fronte a questo corpo estremamente irregolare, estremamente corrugato. La mia professoressa del Politecnico era una degli scienziati responsabili del trapano che c'è a bordo di file del lander di Rosetta. In questi giorni mi ha scritto: ma che cometa ci hanno dato, è bruttissima. Io non lo so, per me era bellissima questa cometa, non ne ho viste altre così, in maniera così accurata, però è molto molto bella. Ecco, cominciamo a parlare di dimensioni. Questa parete è una parete come una parete delle più grosse montagne che abbiamo sulle Alpi, una parete di circa 1000 metri, quindi se la immaginate come una montagna, questa qua è una parete di montagna con dei pendii molto molto scoscesi. Qua vediamo delle superfici più piatte, questa è una dimensione di circa 1 chilometro, quindi questi chiamiamoli massi, in realtà non sono massi, hanno dimensioni non indifferenti. Ma in realtà, come possiamo immaginarcela? L'ho appena detto, immaginiamo una montagna. Benissimo, la cometa è grossa 5 km, una montagna di 5 km è il Monte Bianco. Questa è una foto del Monte Bianco presa da poco oltre il lago di Ginevra, da una distanza di circa 100 km, e questa è l'immagine della nostra cometa proiettata sopra il Monte Bianco. Beh, questa è esattamente la posizione in cui Rosetta era quando è arrivata la cometa il 6 di agosto dell'anno scorso. Eravamo a 100 km di distanza e osservavamo questo oggetto qua. È come guardare il Monte Bianco. Le comete si pensa siano fatte di ghiaccio, di roccia, in realtà non è proprio roccia, dovete pensare che la cometa è molto molto più leggera dell'acqua. Un litro d'acqua pesa 1 chilo, un litro di cometa pesa 400 grammi, quindi se la prendiamo la buttiamo nell'oceano galleggia. Quindi sono rocce molto molto porose, estremamente leggere, più una cosa tipo pietra pomice piuttosto che una roccia. Tutto quello che si vede lì è quello. Però si può paragonare a una delle nostre montagne delle Alpi, è grossa 5 km, ha del ghiaccio, ha delle rocce, è quello che volevamo trovare. Ora, il problema più grosso è volare intorno alla cometa. Per volare intorno a un oggetto, per far volare un satellite, bisogna conoscere le proprietà fisiche, queste vanno caratterizzate. Nessuno ci ha detto quant'era la massa della cometa, che forma aveva, come volare intorno alla cometa. Allora ci siamo inventati delle orbite un po' strane. Non potevamo mettere il satellite in orbita direttamente intorno alla cometa perché non ne conoscevamo le proprietà. Allo stesso tempo, per conoscere le proprietà, dovevamo stare piuttosto vicini all'oggetto, non potevamo star lì e fermarci, non è che un elicottero o il satellite, i due girano intorno al Sole e si muovono in continuazione. Allora ci siamo inventati questi segmenti di orbita che abbiamo chiamato poi piramidi, perché la cometa è come se fosse nel vertice di una piramide a base triangolare. L'abbiamo fatto prima a una distanza di 100 km, quella che dicevo prima, poi quando abbiamo cominciato a caratterizzare un po' meglio la cometa siamo scesi a 50 km e quando eravamo finalmente contenti, avevamo tutti i dati di cui avevamo bisogno, allora abbiamo portato Rosetta molto più vicino, a circa 30 km, e l'abbiamo messo tecnicamente in orbita intorno alla cometa. Ma cosa abbiamo dovuto fare in realtà per fare tutto questo? Poi siamo scesi anche oltre a 20 km. Beh, abbiamo dovuto imparare a volare intorno alla cometa. In poche settimane, in pochi giorni, abbiamo fatto l'equivalente della storia della navigazione dell'essere umano. L'essere umano, quando ha cominciato a uscire
dalle sue caverne, dal suo habitat, cominciare a cercare dei punti di riferimento per orientarsi. Vedeva magari una montagna, un fiume, un albero. Beh, la prima cosa che noi abbiamo fatto alla cometa è esattamente la stessa cosa. Abbiamo preso i nostri punti di riferimento. Abbiamo preso delle caratteristiche della superficie della cometa e abbiamo detto: questi sono i nostri punti di riferimento. Guardando come questi punti di riferimento si muovono nelle immagini, abbiamo capito innanzitutto come la cometa si muoveva, l'assetto della cometa, come la cometa era orientata rispetto alle stelle, rispetto al Sole. Quindi queste informazioni ci servivano. Mettendoli insieme, l'uomo cosa ha fatto? Prendendo punti di riferimento e mettendoli insieme, ha disegnato le mappe. La prima volta abbiamo fatto anche noi la nostra mappa della cometa, abbiamo fatto un modello tridimensionale della cometa, questa era la nostra mappa. A quel punto avevamo la mappa con i nostri punti di riferimento, facendo le foto da Rosetta sapevamo come eravamo messi rispetto alla cometa col satellite. Questo è il primo elemento della navigazione. Quando abbiamo cominciato a volare con gli aerei, abbiamo cominciato a usare le leggi elementari della fisica per gli spostamenti. Abbiamo detto: se io viaggio con una certa velocità per tot ore, vuol dire che ho percorso tot chilometri. Questa è una legge elementare. Stessa cosa abbiamo fatto con Rosetta, abbiamo misurato la massa della cometa, dopo vi dico come abbiamo fatto, e con questa massa elementare, assumendo che la cometa, tutta la massa fosse concentrata in un punto, hanno detto: se questa è la massa, questa è la forza di gravità che c'è intorno alla cometa, queste sono le velocità orbitali che dobbiamo dare a Rosetta per poterci volare intorno. La massa della cometa è circa 10 miliardi di tonnellate, sembra tanto, ma rispetto alla Terra, ad esempio, è assolutamente niente. Quelle orbite che ho detto triangolari, in realtà sono segmenti di orbita che abbiamo fatto con Rosetta. Noi abbiamo usato Rosetta, il satellite, come un sensore di massa. Come abbiamo fatto? Beh, praticamente volavamo in prossimità della cometa e la cometa attirava Rosetta verso di te. È molto molto bassa questa gravità, ma c'è una perturbazione della traiettoria di Rosetta. Guardando come la traiettoria di Rosetta cambiava rispetto alla cometa, noi abbiamo stimato la massa della cometa, quindi abbiamo misurato la massa della cometa guardando come la traiettoria di Rosetta cambiava, veniva perturbata. Se guardate bene, in quegli archi erano leggermente arcuati e quello è dovuto all'effetto della gravità della cometa. Abbiamo poi fatto di più. Tanti anni fa si è introdotta la navigazione radio sugli aerei, quindi ci sono degli strumenti radio che misurano le direzioni. La stessa cosa o simile, equivalente, abbiamo fatto noi. I nostri operatori, invece di guardare i loro punti di riferimento con le mappe, avevano delle mappe elettroniche che gli aiutavano nel trovare i punti di riferimento sulla superficie. Avevamo le immagini prese dal satellite, venivano sovraimposte con delle immagini create al computer. I nostri operatori manualmente sempre avevano un aiuto elettronico per fare la navigazione di Rosetta. Poi siamo andati oltre. Adesso tutti nel cellulare che abbiamo in tasca abbiamo il GPS. Il GPS non fa altro che misurare triangolazioni con dei satelliti che volano. Beh, noi l'abbiamo fatto al contrario con la cometa. Abbiamo preso i nostri punti di riferimento. Rosetta faceva le immagini sono scaricate a terra. Un nostro software riconosce i punti di riferimento, fa tutte le triangolazioni e calcola il punto dove era Rosetta quando è stata fatta l'immagine. È esattamente la stessa cosa che fa il nostro GPS nel cellulare. Noi l'abbiamo fatto tutto questo, che è la storia della navigazione del volo aereo, se volete, in 6 settimane invece che in 6 o 7 secoli o di più. Non era finita, dovevamo trovare anche un posto per atterrare su un oggetto del genere. Immaginate che l'oggetto è grosso circa 5 km, il nostro ellisse di errore, quindi la nostra incertezza all'atterraggio era di circa un cerchio di circa 500 metri di diametro. Trovate uno spiazzo che è grosso un chilometro, assolutamente piatto su questa cometa qua, è un po' difficile. Quindi con gli scienziati ci siamo messi a cercare esattamente alcune zone dove fosse possibile perlomeno considerare un atterraggio. Alla fine siamo arrivati a una lista di cinque siti, 3 sulla parte piccola, quella che noi chiamiamo testa della cometa, questi qua, e 2 sulla parte più grossa. Uno si vede bene qua, che è l'equivalente di questo qui, e l'altro un po' nascosto in questa foto, sarebbe qua sopra. Gli scienziati erano molto affascinati, attirati anche da questo sito qua. È bellissimo, è come se fosse una terrazza di fronte a una parete di 1000 metri, è come andare, non so, a Zermatt e guardare il Cervino, è esattamente la stessa cosa. Purtroppo le traiettorie di discesa in un posto del genere, a parte essere il posto piuttosto piccolo, è grosso circa 200-300 metri, quindi troppo piccolo per la nostra ellisse di errore di 500 metri, ma sarebbero andate a passare molto vicine a questa zona qua. Era troppo troppo rischioso andare a scendere con il lander in questa regione. C'era anche un altro problema. Se guardate la forma della cometa, la potete immaginare un po' come una C, una V. Per chi se ne intende un po', dov'è il centro di massa di una forma C? Più o meno è qua.
fuori dalla superficie della cometa. Ora, non è il caso per la nostra cometa, il centro di massa è dentro la superficie della cometa, ma fosse stato fuori, correvamo il rischio di far cadere il lander, e questo si librava esattamente nel centro di massa della cometa, dove tutte le forze si bilanciano, ma questo non è sulla superficie della cometa, quindi avremmo lasciato il lander praticamente sospeso da qualche parte, quindi era troppo rischioso andare ad atterrare lì. Quindi il sito poi prescelto è stato questo, chiamato poi Agilchia, si vede meglio forse in una foto successiva, dove più o meno avevamo un'area sufficientemente larga, sufficientemente piatta e non con troppi ostacoli per il lander. Il lander è un'apparecchiatura che è grossa poco più di una lavatrice, ha un carrello d'atterraggio che è circa 3 metri, quindi se dovesse atterrare qua il lander si ribalta, appoggiando magari un piede sul tavolo si ribalta facilmente. Se guardate questa zona qui, ci sono dei pendii scoscesi, dei massi, quindi non è proprio l'ideale, però non c'era niente di meglio sulla superficie della cometa, quindi abbiamo deciso di andare lì. Fare un'operazione del genere implica comunque dei rischi, qua si vedono meglio questo era il posto dove dovevamo atterrare, la nostra ellisse di errore era più o meno grossa così, quindi vedete bene che in quest'area qua ci sono sicuramente delle aree dove il lander non poteva atterrare. Ora andiamo a vedere cos'è il lander. L'ho detto prima, è una specie di lavatrice che era installata sulla parte posteriore di Rosetta. La chiamo posteriore perché è una parte che noi non abbiamo mai esposto al sole. Questa è Rosetta, che è un parallelepipedo di circa 3 metri per 2 per 2 e mezzo, e il lander era installato lì dietro con il carrello d'atterraggio ritratto. Quando l'abbiamo rilasciato, il lander era praticamente una discesa balistica passiva, quindi è andato a scendere sulla cometa puramente per la velocità iniziale che noi gli abbiamo dato e per la gravità della cometa che l'ha attirato. Non aveva dei sistemi, dei propulsori, dei motori che lo potessero guidare nella sua discesa. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo rilasciato il lander da una quota di circa 22 km, la cometa è grossa 5. Allora, prendete un elicottero con una lavatrice che pesa 100 kg, andate a 22.000 metri di quota sopra il Monte Bianco e buttate la lavatrice fuori dall'elicottero e la fate cadere su uno dei ghiacciai del Monte Bianco. Quello è quello che abbiamo fatto noi con lander, praticamente. Il lander è puramente sceso per gravità, ovviamente la gravità sulla cometa è molto più bassa rispetto a quella che abbiamo qua sulla Terra, invece di metterci qualche minuto, come se fosse caduto da 22.000 metri, ci ha messo 7 ore per scendere. Però è quello che abbiamo fatto. E com'è andata? Beh, adesso andiamo a vederlo. Queste sono immagini del lander che scende verso la cometa prese da Rosetta. Quello è, vedete, il carrello di atterraggio esteso, il lander ruota leggermente. Queste sono immagini dalla telecamera che c'è sotto il lander durante l'atterraggio e questa è l'impronta che abbiamo lasciato al suolo. Lo faccio vedere di nuovo perché è un po' veloce. Quindi queste sono immagini prese da Rosetta, dalla telecamera Osiris, quella che fa quasi tutte le fotografie di Rosetta. Qua adesso passiamo sulla macchina fotografica che c'è al di sotto del lander. L'ultima di queste immagini è presa da circa 9 metri di quota. E questa è l'impronta del carrello d'atterraggio sulla superficie della cometa. Non è andata proprio come ci aspettavamo, andiamo a vedere esattamente cosa è successo. Qua vediamo il lander che scende sulla superficie nelle fasi finali, qua è atterrato, il touchdown è stato alle 15.34 più o meno, quindi 20 minuti prima lo vediamo che sta volando sopra la superficie della cometa, ha poi fatto un touchdown qui, però noi non l'abbiamo trovato, l'ultima volta che l'abbiamo visto di nuovo in volo è stato qui, circa 10 minuti dopo il touchdown, e che se ne sta andando in tutt'altra direzione. Il punto dove volevamo atterrare noi era qui, in realtà abbiamo toccato il suolo in questo punto qua, l'abbiamo confermato con questa fotografia che prende questo masso qua, quindi a poco meno di 120 metri dal punto prescelto. Siamo stati anche abbastanza precisi, avevamo detto era più o meno 500 metri la nostra incertezza, abbiamo fatto con 100 metri di errore, non è andata male. Qua con altre immagini vediamo un'immagine del sito d'atterraggio o del punto di touchdown prima e dopo, e nella seconda immagine vediamo anche una scia di polvere rilasciata dal fatto che il lander ha toccato terra sulla cometa, e siamo riusciti a individuare in un pixel il lander che ha ripreso il volo e la sua ombra sulla superficie rimbalzando. Abbiamo innanzitutto lasciato un'impronta, per me questa diventerà una delle impronte storiche del volo spaziale, un po' simile a questa qui, stata lasciata qualche anno prima. Qua vediamo le impronte lasciate e il lander, lo vedevamo prima, che ha ripreso il volo. Il lander è purtroppo rimbalzato con una velocità piuttosto alta, quindi è andato
piuttosto lontano dal suo sito originale d'atterraggio, da quello previsto. Questo ci ha subito detto che, dei sistemi del lander non hanno funzionato, il lander si doveva ancorare sulla superficie, questi arpioni che dovevano ancorarlo non hanno funzionato. Ci ha anche detto che la superficie della cometa è molto molto dura, il lander scendeva con una velocità di circa 1 m/s, quindi la velocità a cui noi camminiamo, è rimbalzato e abbiamo calcolato che è rimbalzato a una velocità di circa 38 cm/s, quindi ha assorbito metà più o meno della sua energia, un po' di più di metà. Se il lander avesse rimbalzato con una velocità di circa 50 cm/s, sarebbe ritornato in orbita intorno alla cometa, non sarebbe più riatterrato sulla cometa. Quindi siamo andati molto molto vicini a riprenderci il lander in orbita intorno alla cometa. E questa è l'immagine che il lander ci ha mandato dalla superficie. Ora, non si vede tantissimo, però devo ammettere una cosa, che lo scienziato responsabile della macchina fotografica che ha fatto questa foto qua era contentissimo. Lui ha detto: fossimo atterrati in questo posto qua, sarebbe stato estremamente noioso, saremmo stati lì in mezzo alla polvere con tutte le cose, le caratteristiche interessanti della cometa lontane da noi. Qua abbiamo una superficie, delle rocce, chiamiamole così, che sono 4,5 miliardi di anni, hanno un'età di 4,5 miliardi di anni, a circa 80 centimetri dalla nostra macchina fotografica. Non posso essere più felice di così. Quindi se è contento lui, sono contento anch'io, ho fatto il mio lavoro e lui può analizzare tutte queste caratteristiche della cometa. Quello che non ha funzionato molto bene è il trapano che c'era a bordo di Rosetta. Il trapano ha funzionato perfettamente, purtroppo il lander è atterrato in una posizione dove probabilmente non riesce a toccare la superficie della cometa con la punta del trapano, quindi non siamo molto probabilmente riusciti a prendere niente. Il trapano è uscito, azionato, non ha dei sensori se ha toccato il suolo o meno, ha preso quello che lui pensava fosse un campione, l'ha depositato dove doveva essere depositato, lo strumento che deve analizzare quel campione non ha osservato niente, quindi presumiamo che il trapano sia andato a vuoto perché non tocca la superficie della cometa. Purtroppo questo è forse la mancanza più grossa che c'è nella missione del lander, ma il lander ha funzionato perfettamente per 3 giorni. Avevamo previsto di poter far funzionare il lander anche oltre questi 3 giorni con i suoi piccoli pannelli solari e un'altra batteria ricaricabile. Questo era un po' un bonus della missione. Purtroppo siamo atterrati in quest'area qui che non è ben illuminata della cometa, quindi l'energia che il lander riceve dal sole non è sufficiente a tenerlo in vita. Dopo 3 giorni, a novembre, si è spento e adesso vediamo se riusciamo a riaccenderlo nei mesi a venire, quando questa parte della cometa sarà in estate, quindi ci sarà molta più illuminazione solare. Può darsi che il lander sia sopravvissuto a questo. Ecco, qua si vede dove volevamo atterrare, dove abbiamo toccato il suolo, l'ultimo momento in cui l'abbiamo visto in volo, e sappiamo che il lander è andato a finire da qualche parte in questa regione qua. Per essere più precisi, si vede nelle foto successive, ve le faccio vedere e vi spiego come facciamo a saperlo, ma più o meno è qua il lander, in questa zona qua, lo sappiamo con certezza. Non l'abbiamo visto, ma sappiamo da altre misure che si trova in quella zona lì. Come facciamo a saperlo? Beh, questa è la simulazione che noi abbiamo fatto, volevamo atterrare lì, siamo rimbalzati qui con una certa velocità, probabilmente abbiamo impattato questo cratere di nuovo e siamo finiti dietro il cratere. Lo sappiamo perché il lander aveva a bordo uno strumento radio che doveva fare una TAC del nucleo della cometa, una tomografia del nucleo della cometa, emetteva onde radio, passavano attraverso il nucleo, le riceveva un ricevitore che c'è a bordo di Rosetta, del satellite madre che rimane in orbita, e doveva analizzare il nucleo. Abbiamo usato questo strumento per misurare la distanza tra Rosetta e lander. Il lander mandava un segnale, non passava attraverso il nucleo, quando Rosetta sorvolava il lander riceveva il segnale e misurando le proprietà di questo segnale misuravamo la distanza tra Rosetta e lander. Facendo un certo numero di triangolazioni abbiamo dedotto che il lander si può trovare solamente in questa zona qua, in uno di questi due punti molto più probabilmente, per quello che noi siamo sicuri che il lander si trova in quell'area lì. Purtroppo non siamo ancora riusciti a vederlo per la cattiva illuminazione e per il fatto che Rosetta vola sempre più lontano dalla cometa. Perché questo? Beh, perché ci stiamo avvicinando al Sole. Quando siamo atterrati eravamo a una distanza di 3 unità astronomiche dal Sole, vuol dire 3 volte la distanza della Terra dal Sole, 450 milioni di chilometri. Adesso ci stiamo avvicinando sempre di più. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che la cometa diventa sempre più attiva. La cometa comincia a emettere sempre di più, il ghiaccio che c'è nella cometa comincia sempre di più tecnicamente a sublimare, diciamo a evaporare, quindi ci sono gas che escono dalla cometa, questi sono come dei venti,
e le nostre grosse vele, i nostri grossi pannelli solari su questo vento vengono soffiate via, quindi ci disturba la nostra traiettoria, non siamo più così precisi e dobbiamo stare più lontani. Per quello che non siamo riusciti ancora a vedere il lander. Adesso abbiamo comunque fatto delle nuove traiettorie, abbiamo fatto dei passaggi ravvicinati alla cometa. Qua, se il video parte, ne vediamo uno. Questo è un sorvolo sulla superficie della cometa a circa 6 km, siamo riusciti a vedere l'ombra di Rosetta stessa sulla superficie della cometa. Questo è quello che stiamo facendo adesso. Rosetta continua a volare intorno alla cometa, continua a fare delle operazioni, ma quello che mi preme dire, a parte il risultato scientifico di Rosetta, che è il motivo per cui abbiamo fatto questa missione, mi preme sottolineare un paio di aspetti di questo progetto. Questo che vedete qua è quello che noi chiamiamo il certificato di nascita di Rosetta. È datato 1985, prima addirittura di lanciare la missione Giotto alla cometa Halley. L'ESA, o gli scienziati che lavorano per l'ESA, avevano già pensato di fare una nuova missione e andare a una cometa. Circa 10 anni dopo, questo gruppo di persone qua, con tanti altri sicuramente, si è tirato sulle maniche e ha cominciato a costruire questo satellite. A metà degli anni 90 hanno cominciato a implementarlo, a farlo, a prepararlo. 10 anni dopo questo gruppo di persone qua ha lanciato Rosetta e l'ha spedito per raggiungere la sua cometa, e altri 10 anni dopo questo gruppo di persone qua ha fatto atterrare il lander. Questa è una storia molto lunga di una grandissima cooperazione che c'è tra le persone, che c'è tra gli stati europei, ma non solo. Questo è il gruppo di scienziati americani o di tecnici americani che contribuisce alla missione Rosetta, e come vedete il numero di persone coinvolte è enorme, il lasso temporale è anche significativo. Da quando abbiamo cominciato a pensare a quando siamo arrivati alla cometa a raccogliere i frutti sono passati 30 anni. È stato per me un esempio, è per me un esempio di grandissima collaborazione. Siamo andati lì per fare della scienza, ma abbiamo imparato anche tantissimo di noi stessi, dell'uomo e di come l'uomo può lavorare insieme senza troppi problemi. Quindi per me Rosetta rimane un simbolo della collaborazione tra stati. Ora sta facendo dei sorvoli ad alta e bassa quota. Ad agosto raggiungeremo il punto più vicino al Sole dell'orbita della cometa, quindi la cometa sarà al massimo della sua attività. A dicembre tecnicamente, ufficialmente dovremmo finire la missione, sono abbastanza convinto che verrà estesa almeno fino all'anno prossimo, e poi tecnicamente dovremmo farla finire perché si riallontaneranno di nuovo dal Sole e dovremmo ibernare nuovamente Rosetta. Questo non lo faremo sicuramente. Grazie per la vostra attenzione. Andrea, grazie mille per questa meravigliosa esperienza e per questo viaggio che hai fatto e che hai fatto insieme a noi oggi. Ora, questa missione è una missione unica nella storia dell'attività spaziale, non solamente europea ma mondiale. E se avete adesso delle domande, delle curiosità, qualcosa che anche è uscito fuori in questo momento, sentendo Andrea, siate liberi e fate domande, Andrea ha tempo per rispondere alle vostre curiosità. Prego, c'è un microfono qui in sala? Ecco. C'è un signore qua. In prima fila. Grazie. Complimenti a Comazzo prima di tutto. Abbiamo seguito la sua missione attraverso i social media, è stato bellissimo in quei giorni. Il problema, come diceva anche lei, Rosetta aveva dei pannelli solari e si è deciso di non utilizzare invece un mini reattore nucleare a bordo come fanno gli americani per le missioni nello spazio profondo, al plutonio o quant'altro. Questo ha penalizzato il lander, perché se il lander avesse avuto un cuore di plutonio avrebbe avuto l'energia sufficiente per rispondere ai segnali di Rosetta invece che perdersi in una delle cavità della cometa. Si spera sempre che possa qualche raggio di sole possa raggiungerlo, credo che sia più un wishful thinking che altro, ma la scelta è stata una scelta di prudenza, è stata una scelta dovuta a delle restrizioni di carattere internazionale, perché usare plutonio a bordo di veicoli spaziali è considerato un potenziale pericolo nel caso in cui ci sia un incidente nella fase di lancio, o quale altra ragione?
Ma in realtà la grossa differenza l'avrebbe fatta se avessimo avuto un reattore nucleare a bordo di Rosetta, non del Lander. L'ESA non lo fa per politica, per scelta, quindi non... La scelta è dovuta al problema della sicurezza al lancio? Sì, sicuramente, o quasi ambientale dire. Poi si può condividere o non condividere, però io la rispetto, non è una scelta, è una politica. Non ho mai sentito parlare di una possibilità del genere sul Lander. Lander viene anche da una storia piuttosto travagliata. Originariamente Rosetta doveva essere una sample return mission, andare a prendere un campione e riportarlo. Poi la NASA, certo, che era partecipe, si è tolta. C'erano due lander europei, uno francese e uno tedesco, poi i soldi non bastavano, li hanno uniti in un lander unico, quindi penso è un po' l'evoluzione del progetto forse che ha impedito addirittura di considerare un'opzione del genere per il lander. Certo. Allora, sì, funziona? Missioni così lunghe, no? 10 anni, quindi progettazione avviene in un periodo e poi si fanno degli scenari, si ipotizza meccanismi d'atterraggio che possano andare male, perché sicuramente l'avrete pensato che le cose sarebbero andate in maniera non corretta, non come previsto. Scenari alternativi, per esempio, l'avete mai pensato che il sistema d'ancoraggio potesse non funzionare su quel tipo di terreno? Oppure per logica, per ragioni di spazio, il lander non aveva alternative oltre agli arpioni o altri sistemi di fissaggio? Quindi dice, se va bene quello lo utilizziamo, se va male finisce lì. Beh, innanzitutto il lander era molto vincolato, perché essendo uno degli strumenti a bordo di Rosetta aveva una massa limitata, dei budget limitati, era una collaborazione fra tanti stati, quindi non è mai così facile, non si ha totale libertà di progetto, è sempre un po' un compromesso quello che si raggiunge. In realtà il lander aveva più sistemi per, diciamo, garantire o contribuire a un atterraggio soft. Aveva gli arpioni per ancorarlo, gli arpioni erano due, quindi se uno non funzionava poteva funzionare l'altro, potrebbe essere un problema di design, quindi non funziona né uno né l'altro. Aveva delle viti di ghiaccio nei piedi che si dovevano, diciamo, avvitare nella superficie della cometa dovuto semplicemente alla compressione del lander che atterrava. La superficie della cometa è molto molto più dura di quello che ci potessimo aspettare, ma di tanto. Il lander aveva anche un motorino sopra per poterlo schiacciare per compensare l'impulso dato dallo sparo degli arpioni, anche quello non ha funzionato, quindi sono più cose che non hanno funzionato, in parte erano l'una ridondante dell'altra e purtroppo è andato così, però come ho detto uno degli scienziati principali del lander è contentissimo, quindi secondo me dobbiamo anche guardare alle cose che abbiamo ottenuto piuttosto che a quelle che abbiamo mancato. È chiaro che sicuramente abbiamo mancato qualcosa avendo degli sistemi che non hanno funzionato, però quello che abbiamo ottenuto è tanto e il rischio di un'operazione del genere è estremamente alto, quindi secondo me il risultato è largamente al di sopra di quello che poteva essere la soglia di dolore, ecco. Andrea, da quello che ho capito anch'io, sembra uno dei motivi principali è stato quello proprio della stima della durezza della superficie, che prima ancora di lanciare questa missione gli scienziati avevano una certa idea e poi invece quando siamo arrivati lì... Assolutamente, quello sicuramente c'è anche da considerare. Pensavamo di trovare del ghiaccio in superficie, non c'è ghiaccio in superficie della cometa, è tutto intrappolato all'interno o almeno che qualche piccola chiazza, ma non siamo riusciti a vederla, quello è totalmente inaspettato, la cometa è molto più calda di quello che ci aspettassimo. È molto più, assorbe molta più energia dal sole, quindi è molto, molto più calda e il ghiaccio in superficie è evaporato completamente. Quindi ci sono delle cose. Dovevamo andare a un'altra cometa più piccola, quindi avevamo a bordo certe riserve per sganciare il lander, le abbiamo consumate dovendo andare a una cometa più grossa, quindi siamo atterrati con una velocità più alta di quella prevista originariamente perché la cometa era più grossa, quindi ci sono stati imprevisti anche nel progetto. Dal punto di vista ingegneristico, quale potrebbe essere la soluzione per quanto riguarda i detriti che circolano intorno alla Terra? Grazie.
Penso di non essere qualificato per rispondere a una domanda del genere. Innanzitutto dovremmo smettere di produrne, quindi questa è la cosa principale. Adesso come adesso non siamo assolutamente in grado di concepire anche un sistema che li possa raccogliere. Non escludo che nel futuro si arrivi, però ci stanno lavorando sicuramente, il problema è molto molto serio, però io non so, magari Alessandro si occupa più di cose sì, più tecnologiche di me. È un tema che adesso sta diventando di attualità, molto sentito. E ovviamente è un po' simile all'inquinamento che abbiamo provocato noi qui sulla Terra, ambientale, stesso processo. E adesso ci sono una serie di studi relativi a sviluppare delle tecnologie per recuperare o limitare, diciamo così, la presenza di queste debris, ma anche delle normative molto specifiche, per cui adesso diciamo così la nostra agenzia ad esempio non supporta missioni che vanno al di sotto di una certa orbita, al di sopra di una certa orbita, parlo di missioni sperimentali tipo i CubeSat, in modo tale da garantire un ritorno precoce di questo oggetto sulla Terra e non lasciare diciamo così, tracce o detriti che potrebbero perturbare, come succede, l'orbita di altri satelliti. Immaginate che la Stazione Spaziale Internazionale adesso ogni tanto deve essere deorbitata o deve cambiare, devono attivare certe misure di emergenza proprio per evitare l'impatto con delle debris. L'altro aspetto è quello, diciamo così, di ridurre la produzione di queste debris. Buona parte di quello che c'è è... diciamo così, non è solamente satelliti interi, ma sono detriti causati da delle esplosioni o a delle interazioni. Per quanto riguarda gli altri satelliti che voi conoscete meglio di tutti, che sono quelli geostazionari, con cui noi vediamo la televisione, lì c'è invece una norma molto ben, diciamo così, ormai consolidata, che è quella di riservare la parte finale del combustibile del satellite per deorbitare questo satellite e portarlo a un'orbita leggermente esterna ai 36.000 km, 36.500, che è un po' una specie di graveyard, di cimitero di questi satelliti geostazionari, che rimangono lì per tantissimo tempo. Sono domande? Sì, volevo fare una domanda proprio curiosa, di curiosità più che altro. Si sta parlando di fotografie, giusto? Cioè il lander mandava fotografie, ma quanto tempo ci impiega a tornare sulla Terra questo impulso? Beh, questo dipende puramente dalla distanza in cui si trova la cometa o Rosetta e la Terra in quel momento. Il giorno che siamo atterrati il segnale impiegava 28 minuti per viaggiare dalla cometa fino alla Terra. Ma... poi subentra anche il problema, cioè voi date istruzioni... Sì, come controlliamo la sonda, beh, in realtà... Quindi c'è sempre questo tempo? Sì, ma non deve immaginare che pilotare una sonda del genere non è come pilotare la macchina o un aereo, che ecco, sia il joystick, viene tutto preprogrammato, ecco, normalmente giorni prima. Rosetta normalmente adesso noi la preprogrammiamo due volte alla settimana per i prossimi 3 o 4 giorni, quindi tutto è programmato nel suo computer e lo esegue automaticamente. Durante l'atterraggio abbiamo dovuto fare diversamente perché dovevamo controllare in maniera molto più precisa la traiettoria di Rosetta attorno alla cometa, quindi lo facevamo ogni 6-7 ore, però si parla sempre di ore, non è che mandiamo comandi in tempo reale. Era questo. Assolutamente. Grazie. Prego. Abbiamo spazio massimo per un'altra domanda, se c'è, altrimenti chiudiamo qua e ringraziamo... ancora Andrea per questa bellissima, affascinante chiacchierata.